In quel tempo, Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E una voce dal cielo disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Oggi celebriamo la festa del battesimo di Gesù al Giordano. Si tratta di un singolare e speciale battesimo rispetto a tutti coloro che si facevano battezzare da Giovanni Battista con le acque purificatrici di questo fiume della Palestina. L'Evangelista Matteo, nel breve brano della descrizione del celebre fatto biblico, ci dice che Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Gesù quindi si mise in cammino per assolvere al rito del battesimo praticato da Giovanni, suo precursore e anche cugino. Quindi il battesimo esprime viaggio, cammino, cambiamento di strada, metanoia. Cosa successe quando Gesù si presentò come tutti gli altri uomini da Giovanni per questo rito di immersione? Giovanni voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Come è facile capire, Giovanni sa benissimo chi era Gesù e ne fa risaltare la sua missione tra di noi. Nonostante questa resistenza da parte di Giovanni, Gesù rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». E Giovanni silenziosamente obbedisce alle parole di Gesù, che gli ricorda l'obbedienza che entrambi devono fare alla missione ricevuta entrambi da Dio, cioè devono adempiere ogni giustizia, cioè devono corrispondere puntualmente alla volontà di Dio in tutto e per tutto. Nel testo del Vangelo di Matteo, Gesù parla per la prima volta in questo caso ed usa tale espressione, che è molto importante, anzi è di fondamentale e capitale significato, in quanto definisce la sua missione. Gesù cioè deve compiere, realizzare come Giovanni e insieme a lui ciò che è giusto, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, appunto tale che egli, Gesù, salirà il Calvario, mentre Giovanni, come sappiamo, morirà decapitato, per testimoniare proprio la fede in Cristo, la coerenza, fino appunto a donare la vita per il Signore. Dal canto suo, Giovanni, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo profeta del Nuovo, lascia a Gesù ogni decisione, lascia cioè fare a Gesù. Egli sa di dover solo predisporre tutto affinché la volontà di Dio, ormai espressa autorevolmente da Gesù, si compia in pienezza. Gesù viene quindi immerso da Giovanni nel Giordano e mentre esce dalle acque, dopo essersi identificato con l'umanità peccatrice, ecco giungere su di lui proprio allora la parola definitiva di Dio. Si aprono i cieli, cioè avviene una comunicazione tra mondo celeste e mondo terrestre,
tra Dio e la terra. Lo Spirito Santo scende dai cieli come una colomba, dolcemente su di lui. E una voce proclama: questo è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto tutta la mia gioia. Questa dichiarazione della voce di Dio venuta dall'alto è una rivelazione della divinità del Cristo, del suo essere il Messia atteso da sempre. Ma Gesù è anche il figlio amato dal Padre e il servo sofferente nel quale il Signore ha posto ogni compiacimento, cioè si abbandona totalmente a Lui, Signore, cioè Dio si manifesta totalmente come Trinità proprio attraverso Gesù. A riguardo, a proposito di questa espressione, San Cirillo di Gerusalemme dice: perché ci sia l'unto il Cristo, occorre qualcuno che lo unga, e questi è il Padre, e qualcuno che sia l'unzione, e questi è lo Spirito Santo. Quindi nel battesimo di Gesù al Giordano c'è la rivelazione non soltanto del Figlio di Dio, di Gesù Cristo Figlio di Dio, ma della Santissima Trinità. Sono presenti tutte e tre le persone. Questa teofania e manifestazione di Cristo quale Figlio di Dio è ricca quindi di significato spirituale, teologico, biblico. Come sulle acque primordiali, nel principio della creazione, aleggiava lo Spirito di Dio, così sulle acque del Giordano scende lo Spirito, inaugurando la nuova creazione nel nuovo Adamo, cioè in Gesù Cristo. E la parola di Dio dice la sua identità di Figlio di Dio stesso, Figlio unico e amatissimo, Figlio di cui Dio, vedendo lo stile da Lui assunto e le azioni da Lui compiute, come quel battesimo può attestare, egli certamente dice in questa espressione: io mi rallegro di te, sei l'amatissimo da me, mi compiaccio di te, è Dio che parla, per come vivi e agisci in piena conformità alla mia volontà. Ecco questa espressione che ha un peso enorme da un punto di vista spirituale, biblico, teologico, scritturistico, perché è Dio che si compiace del suo figlio, perché è in obbedienza al Padre. Queste parole di Dio all'inizio di ogni Vangelo sinottico sono anche per ciascuno di noi, che dovrebbe sentire rivolte a sé: sono un sì di Dio che mi dice che sono suo figlio, che sono da Lui amatissimo. Ciascuno di noi dovrebbe sperare che Dio gli possa dire sempre, non soltanto occasionalmente, di te mi compiaccio, di te mi rallegro, sempre, perché agisci bene. Ma forse, conoscendo le nostre rivolte verso Dio, i nostri peccati, le nostre fragilità, non riusciamo a crederlo possibile, eppure Dio ci ama, ci considera suoi figli. Noi esitiamo, eppure dovremmo esserne convinti. Queste sono le parole che Dio dovrebbe dirci e che ci dirà sempre se speriamo in Lui, se crediamo in Lui, non in noi, ma nella Sua misericordia, non nelle nostre giustificazioni, ma nella Sua salvezza. Ecco, il battesimo di Gesù al Giordano è un invito anche a riscoprire il nostro battesimo, inizio di un cammino di conversione, inizio di cammino di santificazione. Riscopriamo ogni giorno il dono del battesimo che abbiamo ricevuto all'inizio della nostra vita e facciamo sì che lo possiamo vivere quotidianamente, che dal cielo una voce dentro di noi possa dirci: mi compiaccio di te perché agisci secondo le promesse battesimali, lotti al male e preminenza al bene nella tua e nella vita degli altri. Vi invito a seguire questa bellissima preghiera sul battesimo di Gesù, preghiera che ho composto per la circostanza e che è un po' la sintesi anche delle cose che vi ho commentato, partendo proprio dal testo del Vangelo di Matteo, che è la base della riflessione di questa mia meditazione che vi offro in questo giorno dedicato al battesimo di Gesù. Ascoltate, pregate e vivete l'esperienza battesimale ogni giorno con più costanza, coerenza e fedeltà. Preghiera per la festa del battesimo di Gesù, scritta da Padre Antonio Rungi. In quel fiume della rinascita ti sei immerso anche tu, nostro Signore,
per sperimentare lo stesso abbassamento dell'uomo peccatore bisognoso di purificazione. Ma tu, oh Dio, d'immenso amore, ti sei rivelato in quell'istante nella pienezza del tuo splendore e della tua gloria, in quelle acque profonde di un fiume ben noto, per purificare il corpo, la mente ed il cuore dell'uomo peccatore desideroso di conversione. Mentre il precursore versava sulla tua testa l'acqua rivelatrice del tuo essere divino e la colomba si posava lentamente sulla tua testa, rivelando all'umanità intera la tua missione su questa terra, una voce dal cielo ti proclamava figlio prediletto del Padre e ti indicava come via unica per ascoltare l'Eterno nel tempo. In quel fiume Giordano, in cui hai rivelato nuovamente la tua divinità, vogliamo tornare ad immergerci spiritualmente per assaporare la gioia di quella conversione permanente che è richiesta ad ogni credente in ogni momento della sua esistenza. O Gesù, battezzato nel fiume Giordano dal precursore San Giovanni, fa che la nostra vita battesimale si modelli sempre più su quest'uomo santo, coraggioso e coerente, profeta del Dio Altissimo in mezzo ad un mondo di miscredenti, e si conformi sempre di più a te, Cristo, unica via che porta in paradiso. Amen.